Però di mamma, la tua mancanza giorno dopo giorno mi sta lacerando l'anima. Il mio cervello e cuore si è fermato con il tuo, con la maledetta domenica. Quando quel citofono è suonato, quando i tuoi amici disperati sono venuti a dirmi quando era accaduto, la mia prima domanda è stata: dove? Dove ha fatto l'incidente? Perché, come tu ben sai, la mia paura era quando tu decidevi di uscire fuori paese. Alla risposta alla Tamway ho pensato di dover trovare tante macchine distrutte, tanti danni da dover pagare, come era tuo solito fare, invece no, non erano danni, era la fine di tutto, era la tua, era la mia distruzione, sì amore mio, era la mia. Quando ho visto quei corpi coperti, cosa pensavi? Che non avevo capito che ci fosse? Sì amore di mamma, lo avevo capito, ma volevo solo negarlo a me stessa, la dura realtà. Speravo, volevo cercarti altrove, ho tentato di trovarti altrove, ma sapevo che tu eri lì. Lo negavo a me stessa, che quelle scarpe che si vedevano sotto il lenzuolo non fossero le tue. Negavo a me stessa quando il carabiniere disse i deceduti e nominò il tuo nome. Io lo negavo e continuavo a chiedere se qualcuno alzava quel lenzuolo per dirmi se lì ci stava la mia vita, il mio tutto. Quando il vigile mi guardò negli occhi, anche lì negavo. E che negavo a fare? La dura maledetta realtà? Era quello mio figlio, che ora non esiste più. Non esistono più le nostre risate, i nostri litigi, le tue braccia che mi abbracciavano. Nei miei momenti di sconforto totale, il tuo chiederti sempre: mammi, come stanno i capelli e la camicia, l'orologio, il pantalone, le scarpe? Il tuo era sempre chiedermi consigli. Ora che sentirà più quella voce, se mi fermo un attimo posso solo impazzire, perché è proprio così la parola giusta, diventare pazza. Tu sei bene, vita mia, quando soffrivo io a sentire altre mamme che perdevano i loro figli. Tu sei bene, il terrore che avevo io. E sempre ti ripetevo, amore mio, non sbagliare, perché io non sono in grado di venirti a trovare in un carcere. Amore, non fare. Provarmi quel maledetto dolore di venirti a trovare lì dove oggi è diventata la tua casa, la nostra seconda casa. Invece no, è toccata a me che sono morbosamente innamorata dei miei figli, a me che vivo attraverso l'aria dei miei figli. Io come madre non posso rimproverarmi niente, non ho sbagliato niente verso di te. E sai che mi dà conferma? La gente che tutti i giorni mi scrive e viene da te, partendo da bambini, ragazzi e finendo gli adulti, e tanta gente che mi ripete: vostro figlio è troppo bello, bravo ed educato, tu sei diventato il figlio di tutta Cerignola. Io già sapevo di aver creato qualcosa di speciale, ma non sapevo che eri un angelo sulla terra, perché tu quello sei. E capisco perché Gesù Cristo ti ha voluto con sé, sicuramente servivi a lui, perché qualche angelo speciale gli mancava. È troppo dura, giorno dopo giorno, è sempre più dura, ma la forza la sto chiedendo a te. Adesso tu puoi aiutarmi, amore mio, aiutami affinché io abbia la forza di accudire i tuoi fratelli e la forza di superare tutto questo inferno. Ora qualche parola mi sento di spenderla per tutti i ragazzi che escono, di avere più responsabilità. Voi non dovete pensare alla serata sballata, non dovete pensare che quel piede sull'acceleratore è questione di divertimento, quel bicchiere in più è sballo, no, perché quello che voi pensate è solo l'inferno per noi, perché quando voi chiudete la porta per uscire, a noi si chiude il cuore, perché restiamo nell'angoscia che quelle ore che voi state fuori passino in fretta per sentire quella chiave che finalmente apre la porta, è solo in quel momento che chiudiamo gli occhi per dormire, perché tutti a posto, tutti siamo a casa. Cari ragazzi, pensate che noi mamme siamo rocce? Noi mamme siamo più deboli di voi, perché noi viviamo per voi. E quando voi non rientrate più, cosa pensate che la vostra mamma possa diventare? Il niente, il nulla, è solo l'ombra di se stessa. E se vive o mangia qualcosa, lo fa solo perché non può perdere le forze. Perché a casa ci sono altri figli che l'aspettano e nella seconda casa ci sta chi non aprirà più quella porta. E dire: mamma, sono tornato, mi raccomando, ascoltate le mie parole, prendete solo esempio da mio figlio e che la sua morte non sia sprecata. Agostino non è morto così, ma vive nel cuore di tutti. Agostino.
Agostino era amico di tutti e oggi è diventato per tutti un esempio di vita. Ora vorrei ringraziare il sindaco, il vescovo, i bambini di Cerignola, i ragazzi, gli adulti e gli anziani per il loro affetto, la loro vicinanza nell'aver accompagnato mio figlio in un'altra vita. E vi ringrazio che ancora oggi state facendo sì che il suo nome, il suo ricordo non venga dimenticato su di un marciapiede maledetto, perché Agostino era ed è uno di noi. Cuore di mamma, mi raccomando, continua così anche nel cielo, fai ridere, fai riflettere, fai sì che tu venga amato come ti amano sulla terra. E come già ti ho detto quel giorno, io ti ho perdonato. Quella sera che non hai aperto la porta di casa, non avere rimorsi, se qualche volta mi vedi piangere, non è colpa tua, che vuoi mamma, tu a me mandi. Ed è giusto che qualche lacrima dei miei occhi debba pur scendere. Adesso ammira quanta gente è qui per te e vanne fiero, come ne vado fiera io. Ti amo, Ago, a presto la tua mamma.